Qua. Buongiorno, siamo con. Buongiorno. Siamo con i migliori quest'oggi. I migliori. Allora. Siete Piazza Duomo, siamo a Milano. Faccio pure Piazza Duomo. Quanti telecamere si è accattata prima di arrivare a questo? Questa è la terza. Nel frattempo io mi sono cambiato altri 10. Ragazzi, noi cambiamo sempre te. Prima che mi ricordo tenere un copo. Video tanto. Questa è meglio. Prima teniamo anche il Matisse. Penso trattino 94. Tutto il materiale tecnico che si metteva addosso. Ti ricordi quando si facevano i video meglio video? Mi hanno appena consigliato che il posto è carino, allora bisogna videofotografare. Madonna, videofotografare. Hai capito? Nuovo neologismo. No. Neologismo è già nuovo, scusate, errore mio, ammetto. È un po' come dire, che ne so. Ma però. Una nuova notizia. Ma però. Ma pure come dire una nuova notizia. Esatto. Leopoldo, carta libreria. Video fotografare, certo. Che mentre poi video spagnolo. Che poi di fatto è corretto quello del video, perché il video non è altro che una sequenza di fotografie, un video alta che vengono visualizzate poi. Ah, sequenza, ma che sei, mi sa che genere. Che laurea d'onore, perché sequenza. Che comunque. Allora, caro Matisse. C'è proprio abbandonato, c'è proprio abbandonato ultimamente. Ma sono impegnati questi. È super impegnato, teniamo il Matisse impegnato ormai. Il Matisse impegnato. Allora, adesso passiamo alla principale. Ma io tenessi un po' di tempo lì, forse si sta guardando. Quanto è principale? Saluta. Salutiamo. Allora, io sono principale, non è 10. 10. Non dubito di questa principalità. Matisse, dobbiamo ancora finire anche Resident Evil 6. Ma da fatto come si chiama là il gioco? Tipo la terza volta. It Take su ciò avete finito? Sì, e come è finito? Che si mette insieme. Veramente? No, che bello! Non è esplicito. Non è esplicito. Che senso? Hanno fatto pace. Diciamo, si sono venuti un po' incontro, però è come la mettono entrambi, esatto. Veramente entrambi è più, diciamo, proviamo a vedere come va. Funziona. Ah, non cercando proprio di venirci incontro su quelli che sono gli aspetti che ci piacciono. Esatto. E quello che si dovrebbe fare nella vita poi. Vabbè, la bambina se n'era andata, la bimba sente in colpa. Sono tornati umani? Sì. Poi dipende. Il futuro progetto, ragazzi. No, visto che è un progetto di mo, non è. Ah, il progetto di mo. Quando sarà realizzato? Vediamo. Allora, 1.857.596 euro sono stati finanziati. Dato inizio non è mai iniziato e non è mai finito, ragazzi. E giustamente. Siamo a Città di Cava dei Tirreni, ce la faremo nel 2025? Vabbè, il PNRR, quindi è si tratta di cose. Se ne va De Luca, finiscono, rimane così. No, potente, cose recenti. Una commissione recente. Ati. Non ce la faremo per il 2025. Ma è il 2025? Che stai facendo? 2025 gli presi saranno i soldi. Wow, 2025 hanno preso e ce n'hanno i soldi. Non stiamo qua. Non ce la faremo per il 2025, ce ne possiamo andare. È inutile aspettare fino al 2025, direi. E lì teniamo la basilica. Sì, guardate come viene bello questo progetto. Cioè viene proprio. Questo progetto sta. Guarda là, un altro progetto, è tale quale, voglio dire, è lo stesso progetto. Ma il gioco è del 1999. Hanno fatto un po' che grafico. Siamo vicino alla Basilica Pontificia. Ah, certo. Dove stanno i pontifici. Ma scusa, che dice la bella che come la visuale. Esatto. Non male che hanno il telecino. Non si leggeva in modo davvero accurato e quindi siamo costretti a. Il chiostro, vogliamo andare verso i chiostri? Certo. Andiamo verso i chiostri. Andiamo a far vedere la basilica da vicino perché mi sembra giusto tale opzione e tale obiettivo. La basilica pontificia. Cioè io ovviamente ho visto subito. Matisse subito ha adocchiato qualcosa. Matisse ha adocchiato un bagno. Strano, un po' quello scuro. Maria Santissima Incoronata dell'Olmo, celeste poltrona della città della Cava di Tirreni. Matisse, facilmente ha trovato un bagno.
Pensavo che avevi trovato. No, no, no. Sembri strano. Ah, aveva trovato un sentiero, Matisse, ma un sentiero senza, senza fine. Lasciamo perdere, che secondo me è una maga. Ci chiudono all'interno. C'era le facce. Grande apertura 7 dicembre. C'era l'antico presepe. L'antico presepe. Poi la nuova. Cioè, ma, basta, sì, sì. 7 dicembre, al presepe. È nato già il bambinello. Il bambinello già è nato, eh. Non è che nasce il 25, no? È l'impressione. Chiù bordello, chiù, cioè alla fine cose si fanno semplicemente. Cioè... Allora ci sono i nostri due. I nostri due. I nostri due. Dove sono belli le te due? Camminano anche a passo. A passo feffato. A passo feffato. Non cammini a passo feffato. No, no. Santa Maria assunta in cielo. Ragazzi, teniamo la banda suonerò. Sentiamo un po' che banda suonerò. Sullo tabaccaio della gomita. Com'era fatta la canzone? Stella cadente. Cante, cante. Esprimiamo un desiderio. Chiudi gli occhi. Non ridere. Mi sputi. Guarda che faccio sul serio. Sei tu il mio desiderio. Ragazzi, teniamo anche noi due. I nostri due cuori. Due nomi. No, guarda la vaga, sono meglio a capo che per i. Oh, cazzotto in capo. Incisi sulla sabbia. Ma capo Gemellina munici. Oh ragazzi, città gemellate. Città gemellate. Allora teniamo Cord Benigno. Benigno. Ma è Massachusetts. Ah, Massachusetts City. Massachusetts. Questo è dove siamo di Massachusetts. Come? In Massachusetts. Massachusetts. Allora raccontaci un po' la storia. Tu vedo molto interessato. No, non capisco. No, no. Praticamente queste città sarà una città polacca. Sono città gemellate. E quindi insomma in caso di guerra palesemente ci aiutano. Guardala, ma in caso di guerra ci aiutano pure. Palesemente polacca. Bandiera della Polonia. Prima l'italiano. Palesemente la bandiera d'Irlanda. Perché l'Irlanda? Ma era per dire. Ti pare l'Irlanda. Però allora, sì, beh, comunque sì. Non vorrei dire, ma teniamo due tedeschi. E fra un trick. Teniamo due tedeschi, teniamo come alleati. Due tedeschi. Sì, teniamo lo Squirt e il Canus. No, questo non è tedesco. Non è tedesco. No, neanche per niente. Ah, è colombiano, sorry. Ma si veniva tedesco. Questo vabbè, no, è Stati Uniti. Stati Uniti e tanta roba. E poi spagnoli, che mi sembra giusto, con i Borboni. L'importante è stare negli Stati Uniti perché hanno un esercito comunque. Molto interessante. No, non dico il migliore al mondo, ma. Ma interessanti, ma interessanti. Investono un pochino loro. No, come noi. Ragazzi, la Capo Chemerina è diventata alquanto brinzola appena sentito che l'orso era stato occupato dalla faccia del signore. Ma poi la foto ne so fare già una decina. È stato... Giusto per chi non ha visto l'orso, ecco lì l'orso. L'orso illuminato, non l'orso vero, ragazzi. Non parliamo di orsi veri che potrebbe essere pericoloso in questo momento. No, non può essere pericoloso. Ah? Niente, 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 la Capo Chemerina. Allora, Capo Chemerina, dai, ora raccontaci un po' della tua esperienza. Cava dei Tirreni! Forza, Cap! Raccontaci un po'. Allora, come ti sta sembrando il tutto? Dai, forza, allora, forza. Allora, un bel centro. Bel centro, adesso l'ho. Movimentato, con tanti negozi, tanti magazzini. Tanti negozi e tanti magazzini. Ah, sì, sa pure qualche negozio di food. Food? Cibo. Ah, in inglese. Guarda, ma pure per le persone internazionali. Shop. Negozio. Guardate la one, internazionale allo stato puro. Davanti a noi invece abbiamo il nostro Matisse, il caro Enzo trattino 94. La cara Rosy Rossi. La cara Rosy Rossi. È perché la Rosy Rossi non vuole essere paparazzata. La Rosy Rossi è una persona riservata. Esatto, la Rosy Rossi sì, la conosciamo soltanto sul gioco Axe Bull. E scopo è Axe Bull. I famosi giochi. Oh, è vero. Dov'è? Enzo, capisco sta rispolverato Roberto quando giocavamo ad Axe Bull. Oh, ma tanta roba, no? Diciamo ah, raga, però... Era famoso. Sono passati due anni. La cosa bella dell'informatica... Sono tre anni, signore. Parte, mercatini mercatali. Cava dei Tirreni. Parte della generazione
Caff Gamerina, eccola qui, la migliore, ragazzi, la migliore, la migliore in assoluto, dicevano. Dicevano. Chissà se è la verità. Chissà che se è la verità. Siamo nei mercatini mercatali. Molto molto tristi. Però no, Caff Gamerino, per il momento. Siamo anche trasito. Stiamo già entrando, ecco qui. Possiamo osservare i pastorelli. Poi ci sono i cantautori, i dischi, libri, mercatini mercatali. Oh bello, queste cose, le peluche, queste sono le peluche tedesche, russe. Le là russe, che tenere russe, non so se le conosci. No. Vabbè, non hai mai visto un film delle russe. Si cambiano batterie e cinturine. Qui teniamo i nostri tre remaggi. Che camminano e proseguono, guardate, cioè teniamo il remaggio dei Toni Matisse. Sei ben eseguiti, certa gente, ma comunque che si sanno, non si sa per quale motivo si stanno avventurando. Sanno loro per quale motivo. Comunque più o meno il parcheggio si è riempito. C'è un po' più di movita. C'è più un po' di movita. Comunque non sono così guetati, insomma. Allora, posso vedere. Matisse, ti sta garbando i mercatini mercatali. Allora, io ho fatto già una serie di considerazioni relativamente a quella che è la paesaggistica del luogo. Quindi un mi po' ricordo di un po' Vallo della Lucania per certi versi. Oh, Vallo della Lucania. Mi ricorda anche alcune cittadine del nord, tra cui Ferrara, ma anche un po' San Giorgio che abbiamo detto prima, c'è Piazza Troisi in miniatura. No, ci sono pure i quartieri spagnoli, sembra ci sta pure Piazza Toledo, è la stradina per salire ai quartieri spagnoli. Quindi diciamo, mi ricordo una serie di città, insomma, come città? Ogni città ricorda un'altra per forza. Sì, più e o anche meno. Più di una. Comunque la gente sta cominciando ad arrivare, sto notando, perché vedo che ci sta un po' di traffico maggiore. Però tendono a riconoscere le città che più o meno io conosco meglio. Ognuno in base alle città che conosce, in cui è vissuto. L'avevi detto anche che assomigliava a Ferrara addirittura. Farei i collegamenti, no? Che gli aggrada. Completo. Signora, prima era libero, adesso è completo. Ricordiamo che libero non significa gratis. Esatto. Significa che ci sta a posto. Però il posto lo devi pagare. E infatti, come sappiamo qua, non si può salire su marciapiede. Quindi se per qualsiasi motivo una macchina sta sfrecciando, tu muori. Fuori. Perché ragazzi, ci sono le... aspettate un attimo, ci sta anche il caro Enzo, che dobbiamo sapere un po' le considerazioni del vario posto. Ma che abbiamo. Allora, considerazioni del posto. Ma no, le considerazioni del vario posto. Del vario posto. Del vario posto, dunque. Mi piace, ma nel centro l'illuminazione adesso è bianca, il luce, bello. Bianco. Invece di prima è luci no, ma nemmeno tanto qua, proprio là diciamo sotto quei portici. Sono gialle di Natale, proprio presepe, ci mancava sulla capanna con Gesù Bambi, finisce presepe, invece si poteva fare, però si poteva fare di meglio. Sì. Allora, ricalcolando, diciamo che è gratis, non abbiamo pagato, dovevamo pagare 15, abbiamo risparmiato, devi pagare 15 euro per poi poter spendere soldi. Esatto. No, io esco pazzo, perché queste cose le vedo solo qua. Attenzione. È un'invettiva, però insomma funziona così. Tra l'altro anche a Porto, cioè, attenzione. Sì, il museo di Pietrasso l'abbiamo visto strategia l'anno scorso. Però la so 10 euro. Per me è contro la legge, no? Se ne sono 10 euro. Cioè io cosa sto pagando? Com'è rifatto la legge? Non l'accesso ignoranza. Al suolo pubblico, come funziona? Esatto. No, tu devi pagare per accedere, diciamo, per poi. Ma la stessa stronzata la facevano anche a Vedi sul Mare. Prossima tappa. Ti imponeva di pagare per entrare sulla spiaggia libera, ma non si può fare. Cioè, questi sono malati. Sono a Vedi sul Mare. Andate a vedere chi è il sindaco, perché così. Querela. Dimmi querela, la realtà. La realtà. Può negare, cioè, chiedere alla gente che si pagava. Pizzeria Frigitoni. Ecco qua, abbiamo trovato dove si va a mangiare. Ho fatto presto. Oh, comunque si è riempito. Veniamo pure la croce. E le friggitorie? Oh, questa che è stata buffonata che stava venendo a spiaggia libero. Non ricordo se fa. Come hai fatto una merda così? Nel parcometro, poi nel parcometro. Cioè nel cinema fa chi c'è un po' a spiaggia. Ci sono stanziamenti. Che strisce blu? Tenevo le strisce blu? No, ma c'era quello, il tizio quando c'era il Covid. Bisogna dare l'euro a persona per andare sulla spiaggia libera. No, veramente. Cioè praticamente sì, io devo
per tutelare la salute delle persone in epoca Covid io dovevo dilazionare, non il numero di persone che potevano accedere alla, alla spiaggia contemporaneamente, ma non significa che andava da, che semplicemente se ci sta troppa gente non ti faccia andare, ci può stare solo per motivi no, di, sì, di salute stava, però no, troppo assembramento diciamo. Ma non è che tu devi pagare per tre singoli a spiaggia libera, lei sta strunzata, nemmeno il Lido ti obbliga a pagare qualcosa, perché non si può fare, no. Il bagno asciuga è di tutti. Non, ah. Puoi, non puoi usufruire dei servizi del Lido, sì, sì, sì. Ma tu puoi fare quello che vuoi, perché la scegli. Quelle che si mette in bocca. Libero, libero. Se ne aiuta una macchina, voglio, se ne aiuta una macchina. Quindi a chi può interessare una macchina se le vada? Se le vada dal posto. E beh, direi di concludere tale obiettivo, tale discorso, tale discussione. Ringraziamo a tutti. Arrivederci. Come devo fare? Come devo fare?